Bentornati ad Una notte per Caruso, bentornati a Marina Grande di Sorrento. E la musica tante volte se contro la guerra e ha raccontato tante cose, soprattutto ha ispirato molti musical come Hair, che ci ha raccontato come la forza del gruppo molto spesso prevalga proprio sul singolo individuo. Che a me questo genere, scusa, il musical mi piace, mi appartiene, lo voglio fare pure io invece. Sì, sì, ma l'hai già fatto, il musical, e togliti questa, no, che sei molto, no, più, senti, bello. Senti, invece, rimaniamo seri. Perché invece qua sul palco di Sorrento non ci diamo la mano e facciamo partire idealmente un giro tondo che parte da qua e va verso tutto il mondo, proprio per la pace? Certo, dammi la mano però. Eccoci. Diventiamo tutti bambini, perché la fantasia può far miracoli, Bambini. Sono davvero speciali, sono uniche perché nascono così per caso come semplici collaborazioni e poi diventano un vero e proprio percorso di vita, come per Mia Martini, Roberto Murolo ed Enzo Gragnaniello. Non posso che dire la mamma. Esatto, esatto. Fratellanza, parole ricche di significato ed emozioni rappresentate nella più popolare commedia musicale italiana. Eccomi. Grazie a Gloria Guida. Puoi ritornare, Gloria, vieni qua con me. Volevo ringraziarti di persona, Gloria, da Una notte per Caruso. Salutare invece il tuo Don Silvestro. Sì. Buon proseguimento. Garinei Giovannini, che sì, fai? Sì, sì, sì. No, ti stavo parlando della Clementina. Pace. Ecco, sì. E Yaya Fiastre hanno capito bene che cosa volesse dire proprio la pace, giusto? Una comunità che si riunisce. Intanto sei davvero molto bello vestito così. Vuole confessare qualcosa, sorella? Vuole approfittare? Io? Sì, sì. Qui? Beh. Ora? Davanti a tutti? Beh, direi proprio di no, Beh, peccato. Sui confessionali io andavo forte. Vai, va? Allora ancora un applauso naturalmente a loro. E questa sera vogliamo fare un omaggio ad una canzone di un'importanza davvero unica, perché contribuì a ridare morale alle truppe italiane durante la Prima Guerra Mondiale. Tanto che il generale Armando Diaz inviò un telegramma all'autore e a Mario, che lo conosciamo già ormai, nel quale diceva: la vostra leggenda del Piave al fronte è più di un generale. Entriamo, buongiorno, eccoci qua, eccoci qua. Ci mettiamo qui in mezzo, grazie. Vorrei presentarvi due signore davvero importanti. Ecco, andiamo di... Sono 100 anni che suonano questa melodia, giusto? Ed è diventata praticamente inno nazionale dal 43 al 46. Allora, ad essere uno straordinario autore di musica, certo che questo è giunto il momento. Siamo arrivati proprio a quel momento del personaggio più atteso della serata. Eccolo, grazie. Io me lo vuoi dare una volta? Ma perché qualcosa? No, conduci, no. Non assolutamente posso vincere mai. Caruso no, magari puoi vincere qualche altra cosa. Vabbè. Però adesso daremo il premio Caruso 2015, sì. Riceverà chissà, vabbè, chi si è distinto a livello internazionale, perché questo è quel premio, giusto? Quindi partiamo con la frase, quella, la nostra frase? La nostra frase. Premio Caruso 2015 a... Di essere qui in questa... Stare? No, ma è una domanda così? L'hai capito senza dirlo? Sì. Vai, lasciamo il palco. Vai per questa possibilità e tutto il pubblico. Nostri autori, anzi, a questo punto chiamiamo come sempre, più rappresentare la pace sarebbe cantare tutti insieme Napule di Pino Daniele. Assolutamente, anche per ricordare.